chiave nella città che dal punto di vista sportivo sta crescendo tantissimo, trainata chiaramente dall'esempio dell'Entella, che ad oggi penso sia una delle realtà sportive in Italia più solide da prendere proprio come esempio per tutti quanti, e di conseguenza credo che portare un evento come un turno di Coppa Italia così importante a Chiavari sia per tutti gli sportivi un evento molto importante. Arriveranno le squadre più blasonate della Serie A di pallanuoto. Beh, arrivano le due napoletane che sicuramente rappresentano la crema della squadra napoletana in questo momento. Il Trieste è un'altra squadra molto, molto solida, una squadra emergente, e vedremo sicuramente 2 giorni di partite molto interessanti. Cosa significa per la Chiavari Nuoto essere chiamati a partecipare a questo importantissimo evento di pallanuoto? È una cosa importante perché, come ho sempre detto, noi cerchiamo di far crescere al meglio i nostri ragazzi, il nostro settore giovanile, ed è questa un po' la missione della Chiavari Nuoto. Tutto il territorio è chiamato a partecipare, a essere coinvolto da queste iniziative. Sì, diciamo tutti gli appassionati di pallanuoto possono venire e divertirsi a vedere questi campioni in acqua, e soprattutto però ci teniamo a sottolineare una cosa che è stata portata avanti con il Comune, che è quella della sensibilizzazione nei confronti dei bambini delle scuole. Difatti il mercoledì mattina avremo gli alunni delle scuole elementari a vedere le partite, le 4 partite della mattina. Questo è già un primo esempio di come può essere vissuta le potenzialità della sinergia tra i diversi comuni del territorio, città dello sport, in questo caso Levico, Corna e Chiavari. Quest'anno a maggior ragione, visto che c'è questo veicolo importante di Access Europe, intendiamo lavorare insieme, fare sinergia, perché il nostro è un territorio piccolo, quindi bisogno di unire le forze perché si possono realizzare veramente degli eventi significativi.